San Martino della Battaglia cambia il nome, anzi, ritorna un po' alle origini col nome del Vitigno, e lo fa attraverso un'istanza eh, presentata al Ministero, vedremo come andrà a finire. Sante Bonomo è il presidente dell'Entevini Bresciani, da poco eletto presidente dell'Entevini Bresciani, ecco un'altra nuova eh, denominazione per un vitigno cartesiano. Sì, si tratta di dare del nome a un vitigno che ha già una storia, ma che le normative internazionali ci impediscono più di utilizzare, che appunto il Tokai. E chiaramente questa è una ricchezza del, del territorio bresciano che presenta una grande sfaccettatura dagli spumanti alle, ai vini rossi e ai vini bianchi e questa piccolissima chicca in un'area molto ristretta ma che eh, dà luogo a, soprattutto a dei vini liquorosi di grande effetto e a un vino particolarissimo che ha queste note dolci di camomilla e che piace ad alcuni intenditori soprattutto. E che si sta per essere riscoperto in questa occasione. Quindi, mh, bello, piacevole, importante che i produttori abbiano voluto dare risalto a questa particolarissima produzione di, di San Martino della Battaglia e di voler dare un nome che indicasse un po' quello che, eh, che vuole essere questo vino. E adesso, tra poco, verrà annunciato ufficialmente questo nome. Luca Formentini è responsabile di della filiera. per il cambio di questo nome al vitigno, Insomma, noi siamo abituati con San Martino della Battaglia, ci rimarrà sempre nel cuore, però eh sì. il vitigno cambierà nome, dato Kai a cosa? Allora, il, il vino continuerà a chiamarsi San Martino della Battaglia, perché questo è il nome della, della denominazione. Il problema che avevamo è che dal 2007, quando la comunità europea ha eh, dato come unici... Eh, a poter utilizzare il nome Tokai agli ungheresi, noi ci siamo trovati a non poter più dichiarare con quale vitigno viene prodotto il San Martino della Battaglia. E dovendo quindi trovare un sinonimo, eh, come è stato fatto in Friuli, eh, scegliendo Friulano, in Veneto scegliendo Tai, eh, abbiamo iniziato a fare delle ricerche storiche per trovare come nella storia e nel passato veniva chiamato questo vitigno dal quale viene prodotto il San Martino della Battaglia. Con l'aiuto del professor Vescia siamo riusciti ad andare a fondo e nel passato e il nome che oggi vi presentiamo è Tuki. È Tukhi che è eh, questo nome che sembra essere originato anche dalle caratteristiche eh, del, dell'uva di Tokai cioè dell'essere piuttosto piccola come, come acino e piccola anche come grappolo e presentiamo e iniziamo tutto l'iter in modo da poter chiedere il riconoscimento del nome Tucchi come sinonimo al vitigno Toccare Friulano, vitigno che continua ad avere il proprio nome ma che non può più essere scritto in etichetta. Per cui c'è una tabella all'interno della quale Toccare Friulano diventerà autorizzato come nome Tuchi, con il sinonimo Tuchi, per la produzione del San Martino della Battaglia.